Ragazzi, oggi siamo in un bellissimo video e vi voglio dire qualcosa di bello, ovvero 10 cose che non sapete sul mio canale. Quindi aspettate che vado in cucina perché altrimenti qui il wifi se ne va a puttane. Quindi ragazzi, aspettatemi un attimo. Allora, per cominciare, intanto andiamo su YouTube, sto usando un bel po' di wifi. Spero ci sia ancora. Ecco, come vedete sono cose classiche. Iniziamo. Intanto la scritta che è bellissima. Iniziamo. La mia texture, ovvero questa qua. Inizia questa qua di Asgore, doveva inizialmente essere quella là di Toriel, ma quella là era post fight molto più difficile. Passiamo al prossimo. In realtà questa cosa di Minecraft volevo tipo mettere una cosa di Babbo Natale che volava verso il cielo profondo, perché mi piaceva tanto il Natale. Quindi passiamo verso il prossimo. Io all'inizio del mio canale volevo aprire una specie di serie chiamata Che Video È? In pratica che voi mi lasciavate il link sotto in descrizione dei video e io li dovevo guardare, però niente live. Comunque passiamo verso il prossimo. Ragazzi, c'è un problema, ho portato talmente tanti video che non mi fanno più andare sotto. No, toi. Belle ragazzi, bentornati con la live. Toi. Vabbè, stavo dicendo che il mio primo gameplay non doveva essere di capello, ma bensì doveva essere un gameplay di Minecraft Pocket Edition, ovvero Minecraft Hardcore. Passiamo verso il prossimo. Tutto che mi sono dimenticato cosa stavo facendo. Ah sì, sono 1, 2 e 3. Sì, 3. Passiamo il 4, eccolo qua, sentiamo. Allora, cos'era il mio terzo segreto che non vi ho mai svelato? Ah sì, io volevo fare tantissimi iscritti, non proprio perché volevo diventare molto famoso, ma proprio perché volevo superare mio cugino Vincenzo. Però adesso ha chiuso il canale e quindi la gara di youtuber l'ho vinta io. Qui però ancora no, perché sono ancora al secondo posto, che devo superare mio cugino Vincenzo, che ha quasi tipo 140, tipo 100 qualcosa di iscritti. Ma comunque andiamo avanti. Ma comunque è il primo che... Comunque passiamo verso il prossimo, ovvero il 6. Tra l'altro che era il 5. Io non sapevo scrivere Minecraft difficile, modalità difficile, quindi ho scritto hardcore. Però non mi sono accorto che l'hardcore è una serie in cui accadono delle cose strane. Quindi cercherò di impegnarmi di più, scusatemi ragazzi. Allora, adesso ho deciso di non fare più, ma basta! Non me ne frega un cazzo di se sei sempre online oppure sei offline. Vabbè, passiamo verso il prossimo. Io volevo portare un gameplay completo di Undertale, ma mia madre non me l'ha permesso, per questo mi ha cancellato il gioco di Undertale e quindi ho dovuto rifare tutto da capo. E adesso ragazzi, mi sa che lo dovremo ricompiere tutto da capo, partendo da Toriel fino a Papyrus, però dovremmo affrontare Undyne. Poi che altro dobbiamo affrontare? Sì, Alphys, che ci dà molto fastidio. Scusate ragazzi che mi sono appena svegliato, ma comunque poi dovevamo rifare Muffet e sarebbe stato un inferno. Poi dovevamo fare Metatron, dovevamo affrontare Asgore e affrontare un sacco di boss e fine ragazzi. Ma aspettate, dobbiamo fare ancora la 6. Continuiamo. Allora, tanto che devo riavere il corso del mio canale. Comunque stavo dicendo, le mie iscrizioni in passato dovevano essere segrete, ma a causa della webcam, cioè nel senso che mi hanno fatto un errore, quindi dovevo restare qui. Poi il settimo, la serie Like non doveva essere una vera serie. In realtà
In realtà non voleva mai aprirla questa serie, bensì per quando per sbaglio clicca un tasto e quindi vabbè. Passiamo verso il 7, no, l'8, 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 è l'8. Poi cos'altro? Sì. Vorrebbe capitare che io vorrei, che potrei dire, diciamo, potrei fare. Questo qua è il dettaglio più complicato. In pratica, avete presente tipo gli altri YouTuber? Potrebbe essere che qualche giorno io farei un video mentre io guardi il loro video e commenterò sarcasticamente. Bene. Il prossimo. Aspetta, siamo al 9. Ragazzi, siamo quasi finito, finalmente. La mia vera casa non è mai esistita. In pratica, io vivo in due case, quindi non ho capito qual è la mia vera casa. Quindi credo sia questa qua. Questa qua dove vivo con babbo. Comunque, andiamo verso il finale. Ovvero la domanda che vi siete chiesti in tanti. Dove abito? Io abito. Nipote! Te lo metto sopra perché me l'ero dimenticato, come chiamo mio padre.